La vita quotidiana delle campagne e delle città, i sorrisi dei bambini e i volti degli anziani, gli angoli di privato e i personaggi pubblici. 100 scatti in bianco e nero per raccontare il decennio in cui l'Italia ha cambiato passo e trasformazione dopo trasformazione si è lanciata verso il XXI secolo, passando attraverso lotte, rivendicazioni e rivoluzioni sociali. E la mostra anni 70 tra memoria e nostalgia del fotografo Pietro Lombardi, inaugurata a Torino alla presenza del presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, giovedì 19 settembre negli spazi di Off Topic. Un'esposizione che celebra 50 anni di passione e di amore per la fotografia, una vita passata dietro l'obiettivo di una macchina fotografica per fissare con la curiosità delle persone comuni lo spirito del tempo. Vorrei che questa mostra fotografica venga visitata soprattutto dai giovani, perché è di costume, di tradizioni, i volti dei bambini come quelli del nord e del sud tutti si rassomigliano. Le fotografie scelte dal curatore Roberto Mastroianni restituiscono i ricordi di un'Italia del passato, letti dagli occhi di un fotografo che l'ha attraversata dal sud al nord. È un percorso personale, dalla sua infanzia fino ai giorni nostri, passando veramente per un pezzo di storia di tutta Italia, dalle lotte dei braccianti e i bambini che correvano per strada. La mostra anni 70 tra memoria e nostalgia, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, organizzata in collaborazione con la Federazione dei Circoli delle Associazioni Lucane del Piemonte, sarà aperta al pubblico da lunedì al sabato dalle 10 alle 19 fino a giovedì 31 ottobre negli spazi di Off Topic in via Pallavicino 35 a Torino. L'ingresso è gratuito.